Ciao a tutti, io sono Marie e questo qua è un nuovissimo video. Allora, nel video di oggi di cosa si parlerà? Mi avete chiesto in tantissimi di fare il vlog di Fiera Cavalli, però purtroppo non sono riuscita perché tra una cosa e l'altra dovevo correre, poi tra un po' di lione e l'altro era un po' impossibile riuscire a fare un vlog fatto bene. Quindi ho deciso di fare un mega haul di tutte le cose che ho comprato e delle cose che mi avete portato voi. Quindi direi che iniziamo perché veramente sono tante cose. E niente. Ah, e tra l'altro voglio anche dirvi, cioè voglio anche ringraziare tutti perché siete stati veramente in tantissimi quest'anno a fermarmi in fiera. Purtroppo ho fatto solo due incontri. Prossimo anno sicuramente organizzerò tutto meglio, però voglio ringraziare tutti anche che mi hanno fermato singolarmente durante la fiera e a tutti quelli che si sono presentati ai miei incontri, grazie mille, e a tutti quelli che hanno portato qualcosa. Un bacione perché siete veramente di una dolcezza unica, grazie mille. Allora, io direi di iniziare dagli acquisti che ho fatto io, che sono un pochino tanti. La prima cosa che vi faccio vedere che ho comprato è questa longhina qua, che era esposta e era rosa chiaro. Poi l'ho aperta e ho notato che in realtà era solo scolorita e che era fucsia dentro e si è scolorita. Quindi ho una longhina multicolor. Vabbè, comunque mi serviva per casa, quindi fa lo stesso, insomma. Anche se per 10 euro... Vabbè, multicolor. E questa qua è della Umbria Eputazione. E l'ho pagata 10 euro. Molto semplice. Poi sono passata ovviamente dallo stand dei calzini e ho preso tre paia di calzini che sono, allora, uno nero con scritto sopra jumping in rosa con questo cavallino qui, poi uno in questo tipo rosa corallo con sempre scritto jumping in bianco però, e poi uno fucsia con scritto jumping sempre in bianco col cavallino. Questo non l'ho comprato, è un brand con cui collaboro, che mi ha portato direttamente in fiera, infatti c'è pure scritto Marie qui col cuoricino rosa, mi ha portato direttamente in fiera la maglietta che dovevano darmi, bellissima. Infatti sto parlando della maglietta della Ecos Brand da casa col tessuto tecnico, questo rosa chiaro bellissimo, qui c'è il logo. E io credo che queste qua sono le migliori per questa stagione, quando inizia a fare adesso un po' più freddino. Qui c'è la zip, io ho preso una S, così molto semplice, me la vedrete sicuramente indosso molte volte adesso. E ringrazio Ecos Brand. Dalla Decathlon ho comprato l'olio per gli zoccoli che mi era finito, quindi ho preso quello della Decathlon. E niente, molto molto semplice. Per l'imbaduzzo ho dovuto comprare la nuova imboccatura con le nuove redini. Per chi mi segue su Insta ha già visto che negli ultimi concorsi ho usato una nuova imboccatura, appunto era del mio istruttore, quindi dovevo comprarla, che è questa qui, che è un ciuccio in nate molto semplice con l'elevatore. Qua ci sono le rosette che terrò queste perché è impossibile qui toglierle e mettere quelle rose, quindi terrò queste qui che sono nere, cioè sembrano marroni ma in realtà sono nere. Niente, ciuccio in latte. E insieme le redini con le maniglie, che sono queste qua, che sono fatte, guardate, sono fatte così, per chi non le conoscesse. E mi servono perché così quando l'Invadi sgroppa non mi sfila le redini dalle mani, ma riesco a tenere le redini, perché l'Invadi mette la testa in mezzo alle gambe, sparisce e i miei redini spariscono insieme a lui, quindi ogni volta rimango senza redini. Allora, queste sono veramente la mia salvezza. E sempre per l'Invadi gli ho preso le stinchiere dietro, le paranocchie, così che hanno un pezzo in più, perché così non quando perché almeno quando l'Invadi si tocca non si fa male, perché lui dietro si tocca spesso e quindi tante volte si apre, e quindi ho detto facciamo una cosa, prendiamo le stinchiere per l'Invadi così sono a posto. Queste qui quindi saranno quelle per l'imbaduzzo da ora in poi, sempre, anche a casa, ogni giorno quando lo monto, sia in piano che per saltare, quindi
mi servivano davvero, davvero tanto. Poi sempre dalle Quick, però ho preso anche un paio per la Din Din, non solo per l'Invadi, ovviamente. Per la Din Din però ho preso queste qui. Queste sono la versione senza il pelo, perché io ho quelle fucsia con e senza pelo. Di queste avevo solo quelle col pelo, quindi ho detto prendiamole anche senza, così ce le ho tutte e sono a posto. E le ho prese anche dietro, uguali, tutte taglia M, pure quelle di Limbavi taglia M. Mi ha pure regalato il cappellino come ogni anno, sono sempre super carini. Cappellino, ho preso il cioè non l'ho comprato, hanno fatto un contest su Insta che chiunque poteva ricevere un'arnica in regalo, quindi io ho partecipato e ho ricevuto l'arnica in regalo che a me serviva, quindi ho detto perché no, quindi l'ho presa da loro. Vi farò sapere com'è, non l'ho mai presa da loro e quindi vedremo come sarà. Poi sono passata dalla Kentucky e mi sono innamorata di questa sottopancia qui. Cioè, bellissimo, super 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 bello, con il pelo nero, e l'ho preso per montare a casa questo. Infatti io già lo amo, non vedo l'ora. L'ho preso 125 e costava 90 euro, quindi direi super super top. Non è in cuoio, no, quindi non bisogna neanche ingrassarlo né niente. C'è solo il pelo, appunto, che è bellissimo. Non è quello della Kentucky con la versione che si può strappare il pelo, che in realtà sarebbe comodo per poterlo lavare, però poi vedrò come lavarlo, appunto. Il pelo di una morbidezza che non potete capire, cioè ci dormirei. È bellissimo, veramente super super bello, sono super contenta. Poi invece da Marta sono andata a ritirare la mia giacca nuova da gara e voi non siete pronti a vederla. Voi non siete pronti. Tan, tan, tan. Ma di cosa stiamo parlando? Allora, te la faccio vedere bene. C'ha il colletto in questo rosa cipria con tutti i brillantini rosa chiaro e fucsia. Poi di questo rosa chiaro tutta con poi le tasche con i glitter in argento come il mio casco. E poi invece dietro qua c'ha sempre lo stesso rosa qui come qui, che è un tipo un vellutino. Adesso ve la metto così ve la faccio vedere indossata. Possiamo parlarne? È veramente bellissima. Cioè, a me piace veramente troppo, troppo, troppo. È super bella perché è super aderente qui. E poi c'è il pezzo che va invece in fuori, i glitter qua e qua, il logo qui. Veramente io me la terrei addosso adesso. Ci sarei tutto il giorno così e non vedo l'ora di metterla in gara, infatti, perché questo weekend andrò in gara, quindi me la porterò dietro 100%. Questa abbinamento con le nuove stringhiere, il nuovo casco, bellissima. Adesso voglio farvi vedere una cosa che in realtà non ho acquistato in fiera, che però mi è arrivata il giorno prima che partissi per la fiera, quindi ve la faccio vedere direttamente qui in video, che è questa bellissima cuffietta con scritto qui Barbie. Raga, di cosa stiamo parlando? Vi ho attaccato poi la pagina su Insta, che appunto le fa a mano. Troppo troppo bella. Innamorata. E adesso invece vorrei passare a parlare le cose che mi avete portato voi qui dentro. E voglio ringraziare ognuno di voi perché veramente grazie, grazie, grazie. Allora, voglio partire con questo bellissimo cartellone fucsia, ovviamente, che ci mancherebbe. Bellissimo, con pure qua Barbie, io vi amo. E questo qua l'hanno fatto, adesso ve lo dico. Siamo Ask e Sami, quindi un saluto a Ask e Sami e grazie mille per questo bellissimo cartellone. Poi mi avete portato un sacco di disegni fatti da voi che a me fanno impazzire, cioè io li adoro. Allora adesso vediamo un po'. Questo fatto da Giulia, grazie Giulia, bellissimo. Anche lei ovviamente ha messo Barbie,
Grazie mille. Poi ovviamente tutto quello che avete scritto dentro l'ho già letto, quindi state tranquille. Poi abbiamo questo fatto da Giorgia, la Din Din, la sottosella rosa, la fatta, la cuffietta e pure le stinchiere, bellissima. Ops, aspettate che mi è caduto qualcosa. Poi dopo abbiamo questo. No, non me l'hanno firmato questo. Ah sì, dalle M. Firmati dalle M. Quindi grazie Emma e grazie Emma. Bellissimo. Io vi adoro. Poi questo che è veramente stupendo, che me l'ha fatto Flaminia. Guardate che bello che è. Maria di Mari. Bellissimo, veramente questo qua mi piace un casino. Bellissimi ragazzi, vi adoro. Poi questo invece me l'hanno fatto Ludovica, Sofia e... No, Ludovica e Sofia di Genova mi hanno fatto questo bellissimo con l'imbadi la Din Din che mangiano l'erba insieme. Che carini! Poi dopo abbiamo questo che è stato fatto da Gioia, che mi ha fatto qui l'imbaduzzo, anche lui con sottosella rosa, ovviamente. Bellissimo! Poi qualcuno ha anche pensato per la Peppa, infatti guardate qua che bello, Peppa con la sua foto e questo è da Carola e poi dentro guardate mi ha fatto proprio un libretto troppo forte con più pagine, vedete? Bellissimo, libretto così, stupendo. Qua non c'è scritto il nome però dice che è una mia fanpage, quindi se vedi questo video scrivimi chi sei che saluto anche te, grazie mille. E poi abbiamo questo, che anche qua purtroppo non c'è il nome, però bellissimo, con la rosellina. Questo qua col fiocchettino, bellissimo. Poi passando avanti abbiamo questo qua. E questo me l'hanno fatto Nadine, Carola e Linda, grazie mille. E qui mi hanno portato questo sacchettino con dentro questo bellissimo. Un unicorno, ragazzi, guardate, vi prego, bellissimo, con anche una penna rosa, vi prego, guardate, con sopra un micetto, io vi adoro, e questo da Franci, col cuoricino, grazie mille Franci, veramente grazie, troppo carine, questo qui, con due braccialetti di Limbadi e Din Din, troppo bellini, con i dettagli in rosa, che me li ha portati, vediamo, c'è anche la letterina, da Matilde, grazie mille Matilde, ho già letto ovviamente qui, infatti qua c'è scritto per Maria Amati, grazie Matilde per questi braccialetti, gentilissima. E poi un'altra ragazza mi ha anche portato questo puffino troppo carino, che però non mi ricordo come si chiama. Troppo, troppo carino. Grazie mille. Poi sempre una ragazza mi ha portato un giochino per la Peppa. Però appunto non mi ha messo il nome neanche lei. Mi raccomando, mettete sempre i nomi così posso salutarvi e posso ringraziarvi. Grazie, grazie mille. Una super bustina, vediamo cosa c'è qua dentro. Allora... Che bello, altri due braccialettini, ma io vi adoro. Guardate che belli. Faidin qua e qui l'imbadi con tutto il rosa e poi qua i fiorellini. Bellissimi questi. Posso mettere già subito, guardate. Ah, adoro. E questa è una caramella di Halloween. Vediamo questo che me l'ha mandato, che qua c'è il bigliettino. Questo me l'ha mandato Benedetta, grazie mille Benedetta. E si chiama Giulia, mi ha portato degli elasticini fucsia, questo qua li userò in gara, grazie mille. Poi mi ha portato un tatuaggio di Barbie, io vi adoro. E questo che io ti giuro, grazie perché questo salva la vita, perché non sapesse cos'è. Qui praticamente quando hai freddo, questo lo schiacci, diventa tutto bello caldo col suo punto porta. Ma c'è pure una lettera qui dentro.
Come funziona? Ma che carine! Rompi la monetina all'interno, appunto, vedi? Vedete, come vi ho detto io, qui c'è la monetina che devi schiacciare. E poi questo qua diventa tutto bello caldo. E si può riutilizzare. Si rimette nella bacinella di acqua e poi si può riutilizzare. Molte volte. Fighissimo. Fighissimo. Qua appunto il supporta rosa. Vabbè, io volo così. Questo me lo porto in gara, me lo tengo in tasca quando freddo. E sto lì così per impiegare col caldo. Bellissimo. Top. Ora un disegno che mi sono dimenticata di farvi vedere. Che però qua non c'è neanche il nome, però bellissimo. Grazie veramente, grazie, grazie con tutto il cuore. Bene ragazzi, il video finisce qua. Io vi mando veramente un bacione, ringrazio tutti quanti. Spero di poter vedere tutti voi anche prossimo anno. Grazie mille. Ci vediamo al prossimo video.